prima parlavo degli stili, delle cose, ma ti devo fare poi dei complimenti, perché non è facile districarsi nel mare magnum dell'arte moderna, che è un mare magnum, cioè veramente, capito? E quasi tutti voi, penso che tutti, l'avete fatto ognuno a modo suo, con grande estro, ma anche con grande ispirazione. E cominciamo da ferita d'oro. Certo, la ferita d'oro, c'è una ferita d'oro. Dov'è sta ferita? E quindi c'è tutto questo colore forte. No. Poi c'è, vedi che c'è quasi la forma di un cuore. No. Io credo alle sinestesie, cioè l'insieme delle esteriche che vanno insieme, perché si crea proprio un concerto di emozioni anche a livello estetico. Vedo questa ferita d'oro, la sento, è strana, è tutta tua, però ognuno di noi ha una ferita d'oro. A volte anche l'amore è una ferita d'oro, sai? Dorata, dorata, ma sempre ferita, anche perché se non c'è la ferita poi non arriva il sangue, la carne, e meno male. E poi i cerotti sul cuore. Idem, sequel. Poi, lasciamelo dire, l'ultima è stupenda. Immersioni, in che cosa? Vedo un volto, questo è un po' surreale, un po' anche espressioni. Guarda, il volto sulla destra, come tutto, gli occhi, quelle labbrone rosse, l'occhio anche sospeso. Poi sul volto invece che sta sul lato sinistro è più, capito, in qualche modo rapito e rapinoso, molto bello. Anche qui i colori Grazie. sono caldi, ma ci sono un sacco di zone d'ombra, quindi è questo. Le immersioni sono, non è che siano cose positive o negative, vuol dire essere immersi nella propria esperienza, nella propria vita, nel proprio tempo, E lasciarle fluire, soprattutto. e c'è bisogno anche di questo. Allora io non lo so, io sono emozionata prima di tutto perché questo non è il mio ambiente, quindi fuori ambiente sembro proprio boccheggio, come un pesce fuor d'acqua. Le mie opere non hanno un soggetto, io non dipingo col soggetto, non so cosa dipingo, viene fuori tutto dopo. Le emozioni, tutto quello che ci avviene nella vita deve essere fluito per essere purificato. Perfetto, Questo è e se il non lo vivi in nostro. quel modo lì rimane asettico, Quindi, come capito? diceva il professore, Sì. che noi dobbiamo viverle le emozioni, ma le dobbiamo pure lasciarle andare. C'è gente che ha paura delle immersioni, dico, scusi i presenti, perché si sa che poi se uno si immerge veramente anche dentro se stesso, dentro gli altri per davvero, poi prende dei rischi. Ecco, è È così. vero, Sì, vabbè, ma se è tu vero. non prendi dei rischi non avrai neanche dei grandi, insomma, il compenso di una vera emozione, no? E Sta qualche cosa bisogna anche dicendo lasciarla andare, che non possiamo guardare indietro, sì. dobbiamo Che tenere poi. sempre il bambino interiore in noi da poter far Maniera. vivere. Allora.